Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Il reddito di cittadinanza non è stato uno strumento capace di riavviare coloro che il lavoro non ce l'avevano verso la formazione prima e l'occupazione poi. Ma intanto vorrei dire però che stiamo facendo una discussione che salta sempre un problema, cioè il reddito di cittadinanza è nato come strumento di contrasto alla povertà, non come strumento di mercato del lavoro e di collocamento delle persone. Se c'aveva un difetto era esattamente il difetto di provare a mescolare queste due cose. E poi però quando si traggono le valutazioni, io vorrei ricordare a tutti che era da poco partito che è scoppiata la pandemia e c'è stato il Covid, noi lo rimuoviamo sempre, ma quello ha cambiato tutte le regole del gioco, compreso che si stava in casa, non che si andava a cercare un lavoro. Forse bisognerebbe ricordarsi i contesti in cui sono nate le cose. Ma al di là del passato, io capisco che giustamente le agenzie sono impegnate, sono anche soddisfatte fatta di essere state coinvolte, però questo è un ulteriore passaggio per cui si considera che un lavoratore povero, anzi una persona povera, delle famiglie povere che avrebbero bisogno innanzitutto di processi di inclusione sociale e quindi di presa in carico da parte del pubblico, vengono invece seguite, ci si occupa di loro solo in ragione del verificare se hanno o no le condizioni di lavorare, e quindi si procede a un ulteriore pezzo di privatizzazione delle risposte sociali di cui avrebbe bisogno il paese. E devo dire, a me questa scelta non mi convince, perché penso che continui a esserci su un non detto, anzi in qualche caso viene anche detto, che è quello che se una persona, una famiglia è povera, in fondo è colpa sua, basta che si metta in moto e risolverà i problemi. Mi pare una risposta molto debole rispetto a un paese dove la povertà cresce, dove il lavoro povero cresce e quindi dove ci sarebbe bisogno di fare altre scelte, comprese quelle che lavoro e povero, come parole che stanno insieme, sono molto difficili da sopportare. Però Camusso, mi permetto, poi sento Rasizza, però è vero che quel lavoro di accompagnamento all'inclusione sociale i centri per l'impiego finora non erano stati in grado di garantirlo. Ah, certo, ma se i centri per l'impiego sono privi di personale, con personale prevalentemente precario, senza possibilità di accesso alle banche dati, cioè noi continuiamo a non mettere in condizioni l'amministrazione pubblica di fare le cose che dovrebbe fare, a partire dal fatto che c'è una carenza di organici assolutamente evidenti, a pensare che altri possono supplire. Certo. E questa è una scelta di rinuncia all'affrontare le questioni sociali del paese. Rasizza? Non è solo di questo governo, devo dire, da lungo tempo. Nessuna polemica.